Si chiude la due giorni abruzzese, Dario, con una grande soddisfazione, no, per voi dell'Astana, perché avete vinto una delle tappe più belle di questo giro. Una delle più belle e una delle più veloci. È stata una tappa davvero complicata quella di ieri, perché tanti volevano andare in fuga, tanti avevano interesse in guadagnare tempo in classifica e quindi c'è stato molto controllo. Quindi riuscire a vincere una tappa come quella era davvero difficile. È stato veramente bello vedere un mio compagno di squadra alzare le braccia sul traguardo dell'Aquila. Mi dai un commento su queste due giorni abruzzese? Stupenda, perché per il tempo che abbiamo trovato rispetto a tutto il resto del giro fatto fino adesso, la gente, i posti, è stato davvero splendido. Ciccone, ancora tanto entusiasmo, sempre in Abruzzo, che bello, eh? Sì, partire con questa maglia ieri e oggi anche sempre un'emozione, una marcia in più. Ieri non è andata come io mi aspettavo, però il giro è ancora lungo, quindi sicuramente ci riproverò e vediamo qualcosa ci inventiamo. Quando sei schierato con le ombrelline lì alla partenza in Abruzzo, che cosa pensi? Ripeto, è sempre una grande emozione, perché alla fine, sai, portare una maglia di leader in Abruzzo al Giro d'Italia e per un corridore abruzzese è tanto. Valerio Conti, la maglia rosa e l'Abruzzo, vai, raccontami questo binomio. L'Abruzzo per me è una regione bellissima, e non sono lontano da qua abitando a Roma. Ci sono dei luoghi per chi va in bici veramente spettacolari, montagne, pianura, e quindi sono contento di correre in queste zone. Basti pensare che il mio cane si chiama Zoe e sono venuto a prenderlo a Celano, che è un posto in Abruzzo. Sindaco Piccioni, assessore Di Domenico, giornata perfetta. Bellissima, una giornata meravigliosa, una giornata di sport, di amicizie, di partecipazione e di stare insieme, una bellissima manifestazione. Assessore, allo sport Di Domenico, un sogno che si realizza. Siamo riusciti a coronare questo sogno con impegno, dedizione, però è una grossa soddisfazione che ci hanno dimostrato tutti i partecipanti, addetti ai lavori, chiunque. È veramente una cartolina, Tortoreto è bellissima, tutti ci hanno fatto i complimenti per questa giornata di sport, un evento internazionale che va in mondovisione, perciò Tortoreto è vista da tutto il mondo. Questo è il nostro obiettivo e anche il lavoro ci ha dato questa bella gratitudine e soddisfazione. Grazie, grazie ancora.